chi si è presentato davanti ai cittadini con lo slogan pronti, impegnandosi a fornire risposte all'emergenza economica e sociale di famiglie e imprese. Ebbene, quella che il governo ha proposto agli italiani è una manovra nel segno dell'austerità, parliamo in modo chiaro. Una manovrina che dimentica i cittadini, che registra tagli per oltre 6 miliardi alla rivalutazione delle pensioni, un misero aumento, parliamo di 10 euro in busta paga per alcune fasce di lavoratori, il taglio del sostegno del reddito di cittadinanza che riguarda oltre 600.000 persone in difficoltà, tagli agli aiuti anche sul caro benzina, un piano addirittura, leggiamo, di ridimensionamento che prevede la chiusura di molti edifici scolastici. Confesso di fronte a quest'Aula e di fronte ai cittadini che non potevo credere ai miei occhi quando ho appreso dalla mozione della maggioranza che l'emergenza del governo Meloni è oggi, pur di fronte al caro bollette e a caro prezzi, accelerare sulle spese militari per raggiungere quanto prima il livello del 2% del PIL e addirittura derogare ai vincoli di spesa europea per investimenti nel settore della difesa. Per noi l'emergenza non è superare i paletti dell'Unione Europea e liberare risorse da spendere sulle armi. Per noi l'emergenza è liberare risorse sugli investimenti per l'ambiente, la transizione ecologica, politiche per il lavoro, la crisi economica e sociale. Appare ormai evidente la posizione e la postura di questo governo. Andate in Europa con il cappello in mano se si tratta di misure per famiglie, imprese e ambiente. Andate con il fuoco negli occhi se si tratta di aumentare le spese militari.